Nell'episodio 126 di Pokémon Sole e Luna vediamo ancora una volta Torrak e Ash venire portati indietro nel tempo da Celebi, ma ovviamente questa è un'altra storia. Cosa sarà capitato agli altri Pokémon del nostro protagonista durante la sua scomparsa? Pikachu, Lycaroc, Rowlet, Meltan e ovviamente anche Rotom si accorsero di come il loro allenatore sparì improvvisamente e incominciarono a cercarlo per tutto il bosco, fino a quando non notarono finalmente il cappello di Ash muoversi in mezzo all'erba alta. Tuttavia, quello che sembrava essere il loro allenatore si rivelerà un pseudovudo che, dopo essere stato placcato da Pikachu e Lycaroc, se ne andrà seccato. La ricerca di Ash continuerà e i quattro Pokémon penseranno bene di andare a controllare la scuola Pokémon, lasciando Rotom indietro. A scuola, Pikachu ricorderà di poter fare affidamento sul quartier generale degli Ultraprotettori, dove oltre a Clefable troveranno ad aspettarli anche i numerosi Meltan. Pikachu chiederà così a Clefable se ha visto Ash da qualche parte, ma la risposta sarà negativa e così i quattro Pokémon partiranno in missione accompagnati anche da Garchomp, che li porterà al monte Lanaquila, dove inizieranno le ricerche. O almeno così dovrebbe essere, se non fosse che Lycaroc e Meltan giocheranno in mezzo alla neve e Rowlet congelerà per via della bassa temperatura della montagna. Ma ci penserà Pikachu a farlo tornare in sé. Con uno slittino, i quattro Pokémon di Ash scenderanno tutto il monte Lanaquila, fino a quando non cadranno dallo stesso slittino e cominceranno a rotolare formando una grossa palla di neve che finirà nel caldo mare di Alola. Di Ash però non c'è ancora traccia e ora anche Meltan è scomparso. Il Pokémon bullone è sicuramente finito in acqua e per questo Pikachu e Lycaroc si emergeranno sempre di più in quella che sembra essere una grotta. Tuttavia Meltan e gli altri due Pokémon non erano fatti dentro di una grotta, ma all'interno della bocca di un Wailord che li espellerà dai suoi sfiatatoi, sbalzandoli su una spiaggia. Sulla stessa spiaggia il cappellino di Ash finirà su un Crabrawler che non ne vorrà sapere di restituire il mal tolto. Pikachu cercherà quindi di recuperare il cappello del suo allenatore, ma Crabrawler non lo cederà facilmente e così Meltan proverà a portarselo via furtivamente. Tuttavia il Pokémon Pugil proverà a recuperare il cappello un'altra volta, ma Meltan riuscirà a metterlo a KO sparando un potentissimo Cannon Flash. I quattro Pokémon sono però molto affamati ora e così cercheranno tutti di accaparrarsi le succose Bacca Cedro che crescono su un albero lì vicino, finendo però tutti per terra. Il fulmine di Pikachu elettrizzerà così Meltan, che sparerà un altro Cannon Flash colpendo tutti i suoi compagni, mentre una luce simile a quella vista quando Ash scomparve brillerà nella foresta. Ash infatti è ricomparso e i quattro Pokémon possono così tirare un sospiro di sollievo. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, i ragazzi si incontreranno a casa di Lilia per allenarsi con le mosse Z, dal momento che la stessa ragazza non è ancora padroneggiata una. Tuttavia, Iridio è tornato mele mele e ha uno scopo ben preciso. Cosa starà cercando? Per scoprire come andrà a finire, non perdetevi il prossimo riassunto in sintesi di L'inseguimento del padre fantasma. Allora, cosa dire di questo episodio assolutamente inutile al proseguimento della serie? Non è stato così malvagio come credevo, anzi, l'aver doppiato i Pokémon ha dato quel pizzico di simpatia al tutto, anche se onestamente non mi viene da dire che era tutto questo granché di episodio. Non abbiamo visto letteralmente nulla di interessante e il tutto si è anche svolto in maniera rocambolesca e senza un apparente senso logico. Ripeto, carino il tutto, ma non mi aspettavo affatto di vedere un episodio così scanzonato dopo una bella puntata come l'è stata quella di settimana scorsa. Per fortuna il prossimo episodio si prospetta essere molto interessante dal momento che sarà un'altra puntata legata ad Iridio, Lilia e il loro padre Paver. Nella sinossi dell'episodio si dice addirittura che l'Umbreon di Iridio sarà la chiave per scoprire una certa verità, quindi staremo proprio a vedere. Per il resto io vi invito come al solito a condividere il riassunto con i vostri amici, a lasciare un mi piace per supportare il canale e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Qui da Diego per oggi è davvero tutto, ciao allenatori!